Ci siamo, gente. Benvenuti e bentornati a un altro appuntamento di Incontri Straordinari. Oggi sono in compagnia di Mister Biondo Francesco! Ma ora scoprite perché siamo insieme. Attenzione, non guardate questo video se non volete avere degli spoiler su All Together Now, terza edizione, ma soprattutto il tema di questo video è popolarità versus successo. Sigla! Signori, eccolo qui, Mister Francesco! Fra, iniziamo questo video con un oggetto di scena. Ma come mai ti sei portato le banane? Eh no, perché allora, uno degli aneddoti di All Together Now era ogni mattina prendere due banane. Per fare? E non lo so, tu lo sai? Ma io No. vedevo tutti che prendevano due banane, quindi non lo so No, io perché. non ho mai preso due banane. Anzi, forse quando andavo a mangiare non le Non le prendevo. Ma prendevi secondo te proprio? perché? Perché tutti avevamo preso due banane, Ah, giusto, hai quindi, ragione. E quindi quindi non trovo le non banane. avanzavano No, mai. neanche una. Ma senti, ma a proposito di aneddoti, ma io Sì. ho saputo, cioè perché praticamente lui era sopra di me Tu eri e sotto di io me. ero sotto di lui. Quindi se io sono sopra di te, tu sei sotto Io sono di sotto, cioè non c'è me. altra Quindi non c'è. soluzione, cioè tu sei sopra, io sono sotto, quindi Giustamente. non è così. Vabbè, ma no, per posizione del muro, nel senso che tu sei in quinta. E tu in E io quarta, sono in quarta. quindi ci troviamo allora. Quindi il principio del sopra e Quindi sotto funziona. allora è così, Allora è così, eh. è proprio così, esatto. Lo potete vedere anche su TV Sorrisi e Canzoni, tra l'altro Sì, cioè è già si è già pubblico, pubblicato, quindi quindi tranquillamente lo possiamo andate a dire. controllare Andate a comunque. controllare le posizioni, se non credete alle nostre posizioni potete verificarle da soli intanto. Poi ho saputo però che dalle tue parti Sì. c'era una situazione molto particolare, cioè nel senso c'era il venditore ambulante Beh, diciamo tramezzini. che noi eravamo i 10 del web, Ah sì, quelli giusto, giusto, scelti. è vero, intanto raccontiamo la sua Sì, storia. diciamo che la novità era che comunque siamo scelti dal web, abbiamo fatto un provino online e quindi poi Quindi la gente sceglieva in la gente base ai sceglieva vostri in base ai video. nostri video e quindi poi ci hanno Quindi scelto. praticamente andate sul suo profilo Instagram e c'è lui che fa: ciao a tutti, Sono sono Francia. Biondo Francesco, niente, vorrei fare un video del now perché Mi piace la mi musica. piace la musica, non canto, però sono un bravo ballerino su TikTok e infatti mi potete vedere che faccio così, Sì, se tipo. volete vedere i miei balletti TikTok, Biondo Francesco 89. 89 per data di nascita. Sì, no, per gli anni. Ok, Solo, sì. non ho 89 anni. No, non volevo dire altro in realtà, sono non è che. No, comunque, in ogni caso, no, raccontami questa cosa, ma anche come funzionava, cioè che succedeva sulla vostra fila. Allora, praticamente eravamo questi 10 persone del Che hanno web che hanno scambiato il programma per per un cinemas, praticamente per una sala cinema. Come mai? Perché comunque loro non hanno mai fatto TV, è normale che vanno lì per loro è uno spettacolo. Cioè non fanno spettacolo, vedono uno Vedono uno spettacolo. spettacolo come se fossero Quindi da casa. come se fossero Cioè voi sul divano, spettatori. quando fate gli spettatori, che cosa fate quando guardate una trasmissione? Vi intrattenete Con delle noccioline, con delle con delle noccioline, patatine, con con dei dei tramezzini. tramezzini. Quindi c'era vasta scelta, prosciutto Sì, cotto, crudo. infatti mi hanno chiesto se volevo un tramezzino. E tu che hai risposto? Io lo volevo cotto e E mozzarella. c'era, era No, non disponibile? c'era. Ah, non era No, no, disponibile? no. Ma no, perché io ho sentito che c'è qualcuno che è entrato e ha esordito in studio come? Dicendo, Dicendo, ma questa è la sala del cinema. So che una nostra amica Giorgia Mossa, che salutiamo, è entrata e ha detto: ops, scusate, ho sbagliato sala. Nel senso, non si capiva bene se era la sala giusta, se era Sì, infatti, corretto. se è il film giusto comunque. Se era il film giusto. Beh, speriamo che sarà giusto per voi, perché noi ci siamo tanto impegnati, E anche sì. tanto divertiti, Sì, ci siamo tanto sbattute, emozionati, emozionali, abbiamo sbattuti, pianto. pianto, ballato. Ma senti, io sono curiosa, visto che il tema è successo, popolarità, ma per te cos'è il successo? Allora, per me il Soprattutto successo cosa vuoi fare da grande? è impegnativo. Vabbè, non fare come Big Noah che risponde, io sì ce l'ho un grande sogno ma non lo dico. Ma tu hai un sogno, hai un punto di realizzazione? Allora, il mio sogno
E sposarmi, no, scherzo. Vabbè, ok, sì. No, no. Sì. No, il mio sogno è avere un qualcosa di mio, di creare qualcosa di mio. Cioè, qualsiasi cosa, può essere, che ne so, un brand, oppure arrivare al successo nel senso che fare una fiction, oppure fare una serie TV, mi piacerebbe fare l'attore, mi piacerebbe recitare, comunque avere un qualcosa che ti dia un po' più spazio anche a livello di libertà sociale. Ok, va bene, ma quindi sostanzialmente cos'è, cioè, il successo? Il successo secondo me può essere in due fasi: avere popolarità subito, cioè nel senso fare anche un qualcosa di trash come quella del Covid. Ma quello non è successo. No, no, non è, no, cioè, non io è non successo. Dico successo, ma è qualcosa di popolarità. Cioè non è successo. Il successo è quello che comunque tu da piccolo fai un qualcosa di produttivo, un percorso che poi arrivi al successo. Non sempre, perché comunque però tante se tu, strade, cioè, non riescono se a incontrare. Se tu, a caso, fossi stato tu a dire non ce n'è Covid e avevi popolarità, io avrei sfruttata diversamente. Perché comunque devi essere anche intelligente con delle cose. Perché comunque, però se dici quella frase di base, non forse dipende sempre uno come lo dice. Come l'avresti detto? Non ce n'è Covid. No, l'avrei detto forse diversamente dalla signora. Perché tipo, la signora. Fammi un esempio, dai. Vabbè, non posso dire. Non puoi emulare, vabbè, prova a dirlo a modo tuo. Cioè, in quel momento se stavi intervistando e tu pensavi, penso, non so, provo a interpretare la signora che pensava che non ci fosse, che magari sì. No, insomma, secondo la sua idea. Tu come l'avresti detto? Mi spiace, qui non sta un Covid. L'avrei detto in napoletano, però. Cioè, nel senso, l'avrei detto non in una questione che non c'è veramente. Nei casi del posto, non avrei detto. Sono un po' confusa, però vabbè. Ok, quindi per te quello può essere successo? No, non è successo. No, io gli metto un'altra cosa. No, cioè nel senso, popolarità. Se sfruttare la situazione, perché comunque se fossi stata una persona intelligente che ha che ne so, che ha qualcosa da mostrare oltre a quello che ha fatto. Vabbè, in quel caso non c'è qualcosa da mostrare. No, non è qualcosa non so da mostrare. Io, però in quel caso non c'è una cosa da mostrare. È semplicemente che hai detto una frase così a sminchian e hai avuto ovviamente le prese in giro delle persone. Che sì, chiaramente è stata presa in giro, è stata fatta tanti. Chiaramente, nel senso, la gente la cerca su Instagram, ma semplicemente per curiosità. Per curiosità, per vedere se c'è qualcos'altro, sì, perché comunque la vedono come trash. È ovvio che la gente ormai va più sul trash che sulle cose un po' più di talento. Quindi trash sì o trash no? Ma secondo me sì, perché dà anche quell'attimo di frizzantino. Frizzantino. Cioè, nel senso che. Voi il vino lo gradite frizzantino? No, vabbè, per sapere, nel senso, poi facciamo un'indagine su questa cosa. Comunque, prego, vai avanti. No, un qualcosa di diverso, no? Cioè, se tu guardi un talent, ti emozioni, sì, bello. Poi dici, cavolo, voglio vedere qualcosa di diverso, un qualcosa che ti fa ridere. Però magari là ci sono i comici che si preparano. Sì, sì, no, i comici sì, ma i comici sono quelli, ovviamente, che tu già sai che ti fanno ridere, perché comunque la battuta è studiata. Invece questa è un qualcosa che comunque ti esce spontanea. Non è detto, cioè tendenzialmente. Sì, sì, no, anche i comici sono spontanei. Però tu sai che se c'è un programma di comici è normale che comunque devono far ridere. Non puoi. Mi aspetto comunque si aspetta una risata. Invece questo. Nel giornale non ti aspetti che ci sia la risata di una signora che sì, infatti. Qualcosa, oppure che ne so, saluta Antonio. Sì, un po' queste cose dette. Così, dette buttate. Quindi tu sei per il buttare, poi come dicono in Italia gli attori, buttala. No? Buttala. Quindi tu la butteresti nel dubbio. Sì, secondo me sì. Nel senso, dubbio buttatela. Buttatela, prendete le cose così. Capito? Ecco. È perché le cose spontanee. Ok. Ma tipo prima stai parlando di un altro caso che tu hai seguito con molto fervore.
Ah, dell'assegno del pellicciotto, dici? Vabbè, sì. Anche un altro caso quello. Vabbè, è successo che la signora ha comprato un abito. Parafrasi by Francesco Biondo, infatti, il pellicciotto. Il pellicciotto. Sì. Si è scagliato pellicciotto, praticamente. Tra l'altro sei napoletano. Sì, sono napoletano. Ah. Però ti esce o non ti esce? Sì, ho questo accento molto nascosto. Sì, effettivamente. No, stavo pensando, quindi tu sei per buttarla, ma io sono per prepararsi, nel senso, però... Vabbè, sono... La gente piace anche le cose spontanee. No, certo, poi nel senso di... Cioè, il preparato forse ormai... Non tira più di moda. Va bene, allora mentre... Quindi ti mangi una banana? Sì, nel dubbio mangio una banana per capire meglio il tuo mancanza discorso. Di potassio. Potassio, sì, mi alleno tanto solo per quello. Ah, prosegui, io ti ascolto. Allora, signora del pellicciotto stavamo parlando. Anche quello è un fenomeno di... Ma secondo me quella anche... No, non è... Sì, popolarità è stata... È stato quell'episodio, basta, finito. Doveva sfruttarlo al meglio. Ma perché comunque... Come fai a sfruttare un episodio sporadico a tuo vantaggio? Perché dovresti sfruttarlo su un qualcosa cioè, devi investire su un qualcosa. Tipo? Tipo, che ne so, fare pubblicità o eventi. Sì, ma una che ha fatto una battuta del... E questo dico, no, va a fare eventi. Sì, però sai non tante, logica, ma però. Guarda, tante persone lo prendono come simbolo di... Sì, cioè è brutto dire, ma lo prendono come simbolo di popolarità. Un leggero brivido felino dietro la schiena verticale, capito? Da attrice sono un po' perplessa, però vabbè. No, lo prendono come simbolo. Quindi l'italiano medio prende come simbolo? Simbolo... Il fenomeno del pellicciotto. Sì, perché comunque, dato che ha avuto tante visualizzazioni, tante richieste... Ma perché ha avuto tante visualizzazioni? Perché è spontaneo, non perché c'è un livello medio basso. Ma perché comunque ormai l'italiano vuole vedere anche quello bassi fondi, no? Cioè riesca... Okay, quindi praticamente stiamo dicendo che il livello è basso. Sì, il livello è bassissimo. Il livello è bassissimo, effettivamente. Però anche la gente vuole vedere quello, perché sennò non ha... Così si riconosce nel livello no, basso. No, diciamo che fa ridere, più che altro è una questione di comicità mediatica, no? Mi fa piacere che la dici seriamente. Mi perdo nei meandri dei suoi discorsi, perché ieri mi ha detto, mentre si parlava del fatto che gli portassi fortuna, mi ha detto che... No, perché lei ovviamente, come al solito, porta fortuna. Sì. E quindi ho detto, tra un po' ti faranno ciondolo. Cioè... Dico, scusa. No, giustamente, nel senso, e questo è quello che potete, insomma, auspicare nella conoscenza con Francesco, perché Francesco, guarda, a volte è verso l'infinito ed oltre e tira fuori delle cose che voi umani non potreste mai immaginare, ma che lui immagina. A me mai mi sarebbe venuto una cosa del genere. Però effettivamente questo funziona molto a livello di comicità, cioè tu non te le prepari, ti vengono spontanee. Sì, spontanee. Quindi io ti utilizzerò come libro aperto per trarre magari delle battute. Poi mi chiedi i diritti o no? No, i doveri. I doveri. Ah? Doveri. Dove? In che senso? No, non i diritti, i doveri. Ti lascio lì da solo. Capite? Cioè, no, tu fai finta. Eh? Fai finta di ridere. No, la battuta. Sai che questo è un bellissimo per me. Però è così, è tutto naturale. È tutto naturale. Quindi, allora, ricapitolando, dai, provo a trovare un nesso logico di questa conversazione. Ricapitolando. Quindi tu ti piacerebbe acquisire anche successo attraverso la popolarità. Sì, perché è il popolo che ti dà successo.
Ok, il popolo da successo. Ok, vabbè, incartiamoci, bravo, mi piace. Va bene, ma la popolarità senza il successo, sì? Ma la popolarità senza successo l'avrai per poco. Ecco, questo è interessante, questo penso sia un bel nocciolo della questione, è molto bello di didascalico. Allora, sì, effettivamente, se tu hai popolarità diventi meteora. Sarò meteora. Quindi Ecco, quindi nasci e muori. nasce e muori, quindi non va bene. No. Quindi Quindi o sfrutti la popolarità sei situazione. supportata da successo, Sì. ma potresti anche pensare, in realtà, a livello di soddisfazione personale, successo senza popolarità. Sì, anche E la tua risposta definitiva? il successo senza popolarità secondo me non c'è. Beh, Non è detto. Uno può avere successo. può avere No, uno può avere successo successo personale senza avere, personale. senza No, avere quello popolarità. sì, Fa parte ma dell'autorealizzazione. sì, quello su un successo personale. Quello sì. Quindi sì, sei d'accordo. Sì. Però tu un po' di popolarità la Popolarità la vuoi, voglio, cioè, sì, perché vuoi un siamo. po' di numeri su TikTok, li vuoi, di la Ma verità. io voglio, sì, voglio che la gente mi ama per quello Vuole che che la gente lo sono. ama, Non c'è amatelo, bisogno è di. Cioè, così. non voglio persone che mi seguono così, voglio persone che veramente. Sì, Attive, attive, che che ti comunque. Che mi amano, amano, sì, che indipendentemente rispondono, se che hanno popolarità, commentano. succede, è Sì, uguale. Nel bene o nel nel bene e nel male, male, comunque. l'importante è che se ne parli. Sì. Va bene, ok, d'accordo. Nel bene e nel male, Nel l'importante è che bene se ne parli. Siamo giunti a una conclusione e nel male. Ma talmente sì. ovvia che probabilmente molti avrebbero detto così, ma non è detto. Beh, la domanda è: voi la pensate nella stessa maniera? Popolarità o successo? O entrambi? Successo supportato da popolarità o popolarità anche senza successo? Chi lo sa? Rispondete nei commenti, ce lo fate sapere perché noi siamo molto molto curiosi. L'argomento è acceso, è caldo, è fuoco, è aperto, È molto, caliente. è molto caliente, bravo. Chiudiamo con un balletto. Dai, che Dai. balletto facciamo? Tu sei canta. Non so, canta. Cantiamo. Dai, canta. Cosa? Non so. Non lo so. Dillo tu. Una canzone del muro, una canzone del Nel muro. muro. Allora Vai. facciamo karaoke. Ah, nuova! Ma non l'ho mai sentita questa! La sentirete 50.000 volte, però vabbè. Vai, vai, tu che conosci il testo, che hai studiato, soprattutto. Vai, è 5, 6, 6, è 7, 7, 8. 8. Il suono delle tue risate. Risate, Il il primo primo giorno giorno di di una una nuova nuova estate. estate. Ho voglia di Di fare. fare tardi la sera. Karaoke Ok, Guantanamera. Guantanamera. Ho voglia di. Ho voglia di. Ho voglia di. Poi, come fa? Karaoke Guantanamera! Guantanamera.